Allora, c'è un'analisi che incrocia tre fattori. Un fattore è il volume di ricerca legato a quella nicchia. Quindi, per prima cosa, tutto nasce sempre con un'idea o con un motivo razionale, tipo il target. Allora, io so che su questo sito di ricette ho un target femminile 25-45 anni. Ok? Quindi i miei lettori sono prevalentemente donne tra i 25. Ti faccio vedere. Questa informazione ce l'ho grazie a Facebook. Qualcuno ha mai creato una pagina pubblica su Facebook? Quelle che ci si può cliccare mi piace? Chi l'ha creata? Alzi la mano, così vi vedo. Uno, due, tre. Ok. Allora, andiamo su Facebook. Ti diciamo, ricette bimbi, sta pronta qui. Leviamo il link del nofollow e la compriamo. Ok, questa è la sua pagina Facebook. Io vado su Insight e ho le statistiche dell'utilizzo del sito. Voglio vedere i dettagli. Ecco, allora, dati demografici. Donne 89%, uomini 10%. Le fasce più quotate sono 25-44. Quindi in questo modo vedo. E allora, in base a questo dato, mi dico, ma cazzo, io ho già un'esposizione su quel target. Perché non trovo un altro argomento che potrebbe interessare allo stesso target in modo che poi sicuramente posso farmi pubblicità da solo di base? Quale potrebbe essere un argomento interessante per questo target? Ah, bambini, cosmetici, borsette, io mi voglio agganciare a lui perché ha detto una figata, ha detto Pilates, che già il Pilates è, nel senso, per questo sito in particolare, il Bimby, non so, ecco, quanti di voi conoscono il Bimby? Ah, allora, cazzo, è conosciutissimo, ok. Ce l'avete anche? Quindi chi c'ha il Bimby, prima di tutto, è disposto a investire del denaro sulla propria alimentazione. Perché il Bimby costa 999,90 euro in questo momento, quindi io compro un attrezzo che investe sull'alimentazione. Poi la filosofia del Bimby un pochino è te lo cucini da te e ti fai anche le cose che ti andresti a mangiare al ristorante da te, perché così sono più sane e sai cosa ci metti dentro. Quindi l'idea, il concetto del sito non è solo le ricette per il Bimby, ma è perché se ne trovano tantissime ricette per il Bimby. Come mai questo ha tanto successo? Perché le ricette per il Bimby, ma quelle sane, cucinate preferibilmente con prodotti biologici, che tengono conto delle verdure di stagione, per esempio, uno degli articoli più letti, noi ogni mese facciamo un articolo con le verdure di stagione e a seconda della verdura io ti dico tutte le ricette che hanno quella verdura dentro. E che hanno uno sguardo d'attenzione sul pasto come momento di aggregazione familiare. Ok? Quindi, per esempio, l'autrice di questo sito, o almeno il personaggio che ci sta dietro, molte volte dà dei consigli specifici per poter far mangiare le verdure verdi ai tuoi figli di 3 anni che appena vedono il verde storcono il naso. Quindi ci puoi mettere la carne, così diventa più scuro e loro non gli sembra che sono verdure. Quindi sono anche un target che si identifica in maniera più chiara. Allora lui ha detto il Pilates. Il Pilates un pochino mi coincide perché non è l'aerobica sputtanata, cioè è una forma di ginnastica che Tipo evidenzia yoga, capito? Cioè, tipo tipo yoga ma non yoga, perché. Allora, Pilates per esempio è un tema fighissimo. Un collega ha pubblicato 2 video di Pilates. Ma non ve l'avevo già raccontata questa storia? Io sarà che sono ricoglionito perché racconto sempre le stesse cazzate. Allora, questo collega ha fatto 2 video del Pilates. Il suo cliente,
è la titolare di una palestra. E in particolare è la titolare della palestra dove la moglie andava a fare Pilates. Quindi ha deciso di fare due video, uno su come rassodare gli addominali e uno su come rassodare glutei e cosce. 5 esercizi di Pilates per questa cosa. Ha fatto questi due video di 10 minuti, l'ha messi su e ora questi due video abbandonati là guadagnano 10 euro al giorno di pubblicità. Solo i video, cioè non è che sta pubblicando articoli, ha messo su due video, stanno là. Infatti uno dei progetti che abbiamo in stand-by è un sito sul Pilates, perché già abbiamo questi video dove noi potremmo pubblicizzare un sito mettendo... Hanno fatto migliaia di visualizzazioni, solamente perché erano messi su, titolati bene, messi in meta tag bene e si focalizzavano su quella che era una ricerca, perché tu puoi sapere le statistiche di ricerca YouTube, quindi si è visto che su YouTube tante persone cercavano esercizi Pilates. L'abbiamo messo e ha funzionato. Quindi parte da un'idea. Quell'idea si verifica su 3 parametri. Uno è il volume di ricerca, cioè quante persone cercano quella... Per fare cosa? Per cercare il volume di ricerca. No, non lo cerchi, il volume di ricerca non lo cerchi con Facebook. Tu che cosa utilizzi per cercare? Non so neanche. Tu quando devi cercare. Quando dovete cercare una cosa su internet, che utilizzate? Google. Quindi se volete sapere cosa cercano gli altri su internet, a chi chiedete? A Google. Allora, www.google. Eccolo qua. Giulio, questi 3 punti, volume di ricerca, sono verso... Questi 3 punti, volume di ricerca, mercato pubblicitario e concorrenza tra i contenuti, sono per capire se il tuo sito guadagnerà 1000 euro al mese o 2 euro all'anno. Quindi se il nostro... Siamo tutti... Non andate tutti contemporaneamente sul sito che vedete, se no non ci arriviamo mai. Su questo qua, Google, quante persone cercano? Quindi appena riuscirò ad atterrare su questa pagina... Google Insight. Ci arrivate anche andando su Google e scrivendo statistiche di ricerca. Ed è il primo risultato. Ci clicco sopra, mi porta sulla pagina che ancora non vediamo. Vabbè, ve la faccio vedere da un'altra presentazione. Se... Oh, abbiamo avuto culo perché si è aperto proprio sulla slide giusta. Ok. Lui ha suggerito un'altra cosa che secondo me funzionerebbe molto bene. Tipo? Le agenzie matrimoniali. Figo. Il dating è molto... Infatti una delle società che in questo momento fa più soldi e traffico è Ciao People, che è una società... Ciao People, è una società napoletana. Ha lanciato un programma di dating, cioè di questi per appuntamenti. Gli appuntamenti spopolano totalmente. Allora, avremmo visto questo se fossimo atterrati. Io ho una buchetta per mettere i termini di ricerca. Poi gli dico Google ricerca web o altri tipi di ricerca? No, Google ricerca web, Italia, non gli ho specificato la sottoregione, quindi lui mi dice per tutta Italia. Dal 2004 al presente, di tutte le categorie, gli dico cerca, metto qua ho messo 2 keyword a confronto, ma ne posso vedere anche una sola, ok? Ho messo Gesù contro Berlusconi. Beh, vince Berlusconi. Naturalmente vince Berlusconi, e, però è interessante al di là della cosa simpatica perché fa vedere quanto è importante il grafico. Cioè il trend di ricerca di Gesù è sempre più o meno... costante, con dei picchi a Natale, però minimi, moderati. Ok,
che quindi seguono un pochino l'andamento del web. L'estate va giù. Berlusconi ha dei picchi assurdi, è questo rosso. Ma che coincideva quello? Allora, questo è 2004, la primavera del 2004. Che è successo? No, 2006. Ah, 2006, scusate, sì, sì. Le elezioni. Poi ce n'è una a quasi metà del 2008. Altre elezioni, una a metà del 2009 e una a fine 2009. Ok, quindi da questa cosa capisco anche se, perché magari io se apro le statistiche in questo momento qua, dico cazzo c'è un interesse che sale da paura, in realtà vedo, se vado a vedere tutto il grafico mi rendo conto che non è che l'interesse sale, l'interesse sale e scende, ma non mi conviene fare un sito su Berlusconi. Si può convenire anche diciamo, per vedere quando aprire il sito, cioè, per esempio se apro il sito su Gesù lo apro andare. Esatto, esatto, è proprio così. Infatti questo è molto importante perché io ho una griglia con tutti i progetti di tutti i siti da portare avanti. Per decidere a cosa dedicare delle energie particolari arriva un nuovo editor, dove lo facciamo lavorare? Lo mettiamo sul progetto che tra 3 mesi avrà il suo picco di ricerca. In questo modo lui per questi 3 mesi ha la possibilità di lavorare e 3 mesi dopo già avrà il massimo del rendimento per quello che ha fatto. Quindi anche la scelta di scrittura è abbastanza orientata su questo. Quindi questo è per il volume di ricerca. Per vedere la concorrenza tra inserzionisti c'è un altro strumento, però forse non so se vi interessa vederlo. Lo strumento? Vediamo sempre se ci riesco ad arrivare qua. AdWords. Ah, vabbè, ci vado da qua così lo potete vedere a voi anche AdWords. Keyword tool. Allora, se vado su Google e scrivo AdWords keyword tool, lui mi porta a questo indirizzo qua. Quindi AdWords keyword tool. AdWords è l'altra metà di AdSense. Quindi AdSense è quello che dà i soldi ai publisher e basta. E AdWords è quello che prende i soldi dagli advertiser. Sempre la stessa agenzia. Quindi io sono advertiser, vado su AdWords. AdWords. No, che cos'è questo advertiser? Advertiser vuol dire. Tu chi sei? Io sono quello che vuole fare pubblicità. Tu vuoi fare l'inserzionista? Cioè, sì, l'inserzionista. Quindi se lavorate sul web conta. Sì, sì, ma interrompetemi tutte le volte che volete perché io appunto magari utilizzo delle parole del cavolo. E quando scrivi su internet, se lo fai per un motivo professionale, quindi vuoi fare di questo il tuo lavoro, devi pensare sempre, come ci siamo detti all'inizio, come faccio a portare la pagnotta a casa? Quindi hai a che fare con chi mantiene il giornale. Se eri un giornalista tradizionale che lavorava per la Repubblica non ci pensavi, cioè ci pensavi ma ci pensava per te l'editore che ti diceva bisogna pubblicare di questo o di quell'altro. Se sei tu anche l'editore oltre ad essere il giornalista devi avere tu una mente pronta a rapportarti con gli inserzionisti. Quindi ti interessa sapere dove stanno più inserzionisti perché se ti metti là ti daranno più soldi. Ora, questo non vuol dire fare la prostituta, cioè non è che scrivi di una cosa che non ne sai niente, non te ne frega niente solo perché ci sono i soldi, ma tra due cose che mi interessano e sui quali sono competente posso andare su quella dove c'è più un mercato pubblicitario. Questo mi dà la possibilità di... allora, vediamo per esempio Pilates, cerca... di vedere quante persone vogliono fare pubblicità per un determinato argomento. Allora, proprio keyword per keyword, attrezzi per Pilates, molta concorrenza, piccoli attrezzi Pilates, meno concorrenza, DVD di Pilates, meno concorrenza di attrezzi per Pilates,
Pilates è molto specifico, per cui mi darà tutti i termini correlati. Però già se io scrivo crepe nei muri, posso parlare di crepe nei muri dal punto di vista dell'ingegnere, che quindi guarda la stabilità di un edificio a livello di fondazioni, fa perizie statiche e così, o posso vedere le crepe nei muri dal punto di vista dell'imbianchino, quello che cerca lo stucco migliore per stuccare le crepe nei muri e se ne frega se quella crepa si allarga ancora e crolla il palazzo. Quindi sullo stesso termine di ricerca posso identificare interessi diversi. Con questo qui vado a vedere se c'è concorrenza nella mia nicchia di interesse. Quindi ci vado, metto le mie keyword, lui mi dice le ricerche mensili globali e locali, quindi vedo che c'è più ricerca per Pilates attrezzi che per DVD di Pilates, 1300 contro 140. Anche se non mi devo fidare con un valore assoluto, perché Google fa questi dati, li archivia con alcuni criteri che sballano un pochino, per cui vabbè, comunque è indicativo questo, presso a poco è così. E poi mi dice keyword per keyword quando c'è concorrenza. Più concorrenza c'è, più avrò possibilità di guadagnare. Perché? Più concorrenza c'è per un argomento, più ho possibilità di guadagnare se pubblico di quell'argomento. Questo vale che utilizzi la pubblicità contestuale, sia che utilizzi la pubblicità diretta. Perché se utilizzi la pubblicità contestuale ho più possibilità di guadagnare in un argomento dove c'è molta concorrenza tra inserzionisti? E quindi? Gli spazi che sono buoni. Quindi mi pagano di più, abbiamo detto che faceva un'asta Google quando doveva mostrare. Quindi uno offre 1, uno offre 10, uno offre 100. Se ci sono tante persone che offrono, naturalmente le offerte sono come alle aste, no? Tutti stanno 101, 100, 103, però ho più possibilità, più persone ci sono, più le persone pagano per fare pubblicità. Quindi ho tanta ricerca? È un dato positivo, lo vedo con Google statistiche di ricerca. Ho tanti inserzionisti? È un dato positivo. Cioè, tanti inserzionisti è un dato. Potrebbe essere positivo se io voglio guadagnare dalla pubblicità, come abbiamo visto prima. Potrebbe essere negativo se io voglio fare pubblicità. Perché poi se anch'io voglio utilizzare questo sistema per fare pubblicità al mio sito, il prezzo è alto. Quindi è un dato. Un ultimo dato che metto è la concorrenza tra contenuti. Quante persone pubblicano già di quel tema? Come faccio a saperlo? Beh, la cosa del tema è per un certo punto. Esatto, è una cazzata. Quindi, con questo meccanismo che è di una banalità sconvolgente, sei in grado di determinare se il tuo progetto editoriale ha margine di crescita e di successo oppure no. È la stessa azienda, una parla con chi vuole fare pubblicità e l'altra che è AdWords, e l'altra parla con chi vuole guadagnare dalla pubblicità, che è AdSense. Tu sei in effetti quello che offre lo spazio, no? Sì. Ma tu hai dei costi? Cioè no, non guadagni soltanto, insomma. Ho guadagni no, dei costi per mantenere tutto questo? Beh, evidentemente sì, cioè io personalmente come editore? Esatto, io con la pubblicità. Ah no. Okay. Cioè se tu in questo momento apri un blog e ci metti la pubblicità non hai nessun costo. Puoi guadagnare solamente. Sì, sì. Anzi, la figata è che Google per verificare il tuo conto in banca, cioè tu gli metti il conto in banca, lui vuole verificare che è proprio il tuo e che non è un conto nascosto nelle Cicladi. Ti dà i soldi. Cioè ti fa un piccolo addebito. Quindi poi ti chiede di quanto te l'ho fatto l'addebito? 2,70 €. Ah, ok, allora sei proprio te. Okay. E poi un'altra cosa, cioè quindi tu qui andresti a investire in Pilates attrezzi fondamentalmente? No. Cioè, per esempio, se tu ti fai uno sguardo, vedi la concorrenza è alta, però le ricerche mensili sono molto alte e vai, cioè ti fai questa. Allora ti faccio vedere. No, per esempio qui. Sì, ti faccio vedere come si fa, perché naturalmente l'argomento Pilates
non è Pilates attrezzi, ogni argomento c'ha tutta una serie di keyword. Allora, io faccio uno studio prima, ti faccio vedere lo studio. Apriamo, ci abbiamo uno che si chiama Keyword. Ricette pasta, va? Ok. Allora, per ricette pasta, non è che io metto pasta e vado a vedere, vedo su tante keyword, per cui questi sono quelli inerenti al sito e questi sono quelli inerenti ai contenuti interni. Cannelloni, carbonara, conchiglioni ripieni, crespelle, cucinare i primi di pesce, insalata di pasta, sono tutte keyword inerenti ai contenuti che saranno pubblicati. Quindi, se vado a vedere quelli inerenti al sito invece alla pasta, primi piatti, come si dice? Per esempio, le persone cercano più pasta o primi piatti? Allora, io lo posso sapere se confronto quelle due parole su Google Statistiche di ricerca. Proprio per la stessa cosa, ci sono parole che la identificano e a volte rimani sbalordito. Cioè, tu hai chiamato sempre una cosa in un nome, con un nome, la maggior parte delle persone la chiamano con un altro nome. Queste sono tutte quelle inerenti a pasta. Pasta integrale, c'è un volume di ricerca locale di un certo tipo. Gli inserzionisti, perché c'è scritto 3? Perché senza che vado su AdWords, come faccio a vedere se c'è concorrenza o no per un determinato tema? Vai Vado su Google e vedo quante pubblicità appaiono. Avete visto le pubblicità che appaiono sul motore di ricerca? su Google. Se ce ne sono tante, c'è tanta Ma concorrenza. sono quelle al lato, scusami, Sono quelle al lato o quelle sopra col fondino arancione. Quindi tante persone, tanta concorrenza e quindi metto 3, 2, 1, 1, nel 1. caso in cui ci sono, appunto, in cui ci sono solo tre inserzionisti, no? Sì. Non sono molte. Allora non è che ci sono tre inserzionisti, vengono visualizzati tre pubblicità per quella ricerca. Magari ci sono tanti Ok, ma lo inserzionisti. spazio dedicato è sono tre spazi. Sì, diciamo il mio metro è 8, quindi io so che so 3 su 8. Quindi è meglio, relativamente è meglio di quello che ce n'ha due ed è meglio di quello che ce n'ha Ma uno. scusa, noi per esempio adesso abbiamo pubblicato pasta integrale. Però, Viene pasta integrale, lancia pizza Delta, scritto nel rigorino di sopra. non Che sarà quello che dice. sono, scusami. C'è la pubblicità della lancia con la pasta integrale. Qui ce n'è una sola Ma da di dove hai cercato? Google. No, là c'è il custom search. Non stai Scusate, cercando sulla ricerca universale, devi andare proprio su su Google semplice. google.com, anzi, lo Anche devi cercare su google.it. Certo che è diverso perché lui. Ecco, pasta integrale. Ah, poi c'è un'altra cosa, noi qua stiamo andando tutti fuori dallo stesso IP. Lui, avete visto che quando vedi le pubblicità, se refresci la pagina ti mostra altre pubblicità? Per lui qua ha avuto come se la stessa persona avesse 20 volte fatto refresh sulla pagina. Quindi dice basta, ormai non mi ha fatto click sulle pubblicità, non gliele faccio più vedere. Quindi devi anche essere attento a vederlo alla prima botta quando vai. Comunque, può essere anche che in questo momento questo studio non è stato fatto oggi. Voglio farglielo vedere da solo su Allora, primo trucco lo devo vedere su un browser dove. Comunque io ho visto, cioè nel senso che nel momento in cui l'8 è il numero massimo di spazi concessi a una pubblicità. Di spazi per la pubblicità più 3 di premium position, che è quella Quella sopra sotto. col fondino. Ok, quindi se ce ne sono tre, a te conviene non offrire spazio in quell'ambito, Eh certo, se ce ne sono 3 c'ho più persone, se ce ne sono 8 mi conviene ancora di più. diciamo. Ah, ok, perché non ti ho chiesto, giusto. Sì, google.it. Devi fare sempre le ricerche da un browser dove non sei loggato, cioè dove là sopra non c'è scritto Cenetta Romantica né Giulio Caudiano né Francesco Rossi, ok? Quindi se sei loggato fai esci e cancelli la cache. Perché sennò te lo setta tutto per Sì. video. No, se no, sì, se no ti dà le pubblicità settate sul tuo profilo. Quindi devi Quindi se essere. la mia posta elettronica di Google, cioè Google utilizza anche la mia posta elettronica Eh e certo. prende pure delle tag dalla posta elettronica. Certo, lui sa È tranquilla sta cosa. se è lo stesso account, lui ha le informazioni che vengono dalla tua navigazione globale.
Cioè, se vai sempre su siti di un certo tipo, quando sei loggato e lui registra con le tue ricerche perché cerchi sempre pasta integrale, pasta integrale, pasta integrale, quando andrai su un sito di cucina ti farà vedere preferibilmente le pubblicità di pasta integrale perché ha preso i dati storici della tua ricerca. La navigazione, però dico dalla posta elettronica. Ora Google non è che lo dice, non è che lo dice, io prendo informazioni dai messaggi di posta elettronica, però evidentemente se quando ti fa vedere le pubblicità su Gmail utilizza i dati della tua posta, come fa, no? Perché non dovrebbe farlo per farti vedere le pubblicità che vedi sugli altri siti? Quindi io, che non me l'è venuto a dire Matt Katz a me personalmente, guarda facciamo così, però penserei che cioè se fossi io Matt Katz lo farei. Vado qua sopra e scrivo pasta, tac, ce n'ho una, quindi in questo caso per la keyword pasta io avrei scritto inserzionisti 1, ora lui mi sta facendo vedere questa keyword sempre perché questo IP dal quale lo stiamo guardando già ci siamo andati tutti quanti, per cui magari ce ne sarebbero 3, ora mi sta facendo vedere una, però c'ho un dato.